sentirei. Iniziamo a parlare. Benvenuti in questa pausa caffè. La prima parte l'ho fatta in silenzio perché volevo farvi sentire un po' questi suoni dell'unboxing. Tra l'altro non sto nemmeno bene, quindi sto sbiancato, sbianchiccio, quindi decisa tu che se fa l'assistente. Ma questo è il Crane 2S. Tenevo a provarlo, l'ho avuto in super anteprima perché è uscito oggi praticamente e quindi è in super anteprima. Allora, qualità costruttiva ovviamente è quella classica di Zhiyun. Mi piace tantissimo questo bordino dorato che stanno mettendo ormai sui nuovi Crane, mi piace tantissimo questo S dorato. E mi piace molto il manico così grande, cicciottone in carbonio, se è carbonio o finto carbonio, non lo so, ma mi piace molto. Bella anche la parte del display che ci permette di vedere quello che è poi insomma, tutte le funzioni del gimbal. Io l'ho già connesso all'applicazione, infatti avete visto che andavo a muovere tramite il giroscopio con lo stesso sistema. È lo stesso sistema che abbiamo utilizzato durante le riprese di The Lady con il Crane 3S. Quindi stessa cosa, non cambia assolutamente nulla. Questo però ha una cosa particolare. Questa parte qui, questa, vi permette di andare a prendere la camera e metterla in vertical mode. Adesso lo facciamo, lo metto in vediamo com'è che si faceva per mettere, eccolo qua. Adesso è praticamente offline. Quello che farò è semplicemente smontare qui, faccio uscire la camera, quindi prendo la mia camera e la faccio uscire così e la andrò semplicemente a inserire nella parte superiore. Quindi semplicemente io la andrò a inserire qui sopra. Faccio questo.
allentiamo qui ovviamente. Ecco qua. E la vado a bloccare. Ovviamente dovrò ribilanciare, credo. Io ribilancio, anche se comunque così è un casino bilanciare. Però lo facciamo. Ok. Questo braccio qui però lo devo bilanciare qui. Quindi va ribilanciato perché ovviamente cambia completamente come viene gestita la camera, quindi ribilanciamo velocemente. Eccolo qua. Perfetto. Deve andare leggermente verso dietro la camera. Ok. Andare ancora verso dietro. Ok. Vediamo se va avanti. No. Perfetto. Lo accendiamo. E abbiamo praticamente la possibilità di andare a fare le riprese direttamente in verticale. Secondo me questa è la cosa più figa che potevano fare direttamente su un gimbal, perché sì, esistono gli adattatori, si può fare, metti la piastra L, adesso c'è direttamente nativo. Ovviamente rimangono invariate tutte le funzioni che già conoscete anche tramite l'applicazione, quindi si possono fare anche motion lapse, si possono fare l'effetto POV. Insomma, le funzioni le conoscete, e l'effetto Vortex, e praticamente non è cambiato assolutamente nulla. Quello che cambia è il peso che supporta e l'estetica, che è sicuramente migliorato. E questa cosa di avere la camera in verticale per i social oggi purtroppo viene usato tanto, e quindi ci sta che hanno utilizzato una cosa del genere. Ovviamente adesso facciamo qualche ripresa di prova e lo vedrete poi all'opera nei prossimi lavori, perché sapete benissimo che un gimbal del genere va provato, va testato. Vi faccio vedere qualche ripresa e ci vediamo al prossimo video.